sensoristica, permettere a dispositivi di muoversi magari in modo autonomo all'interno dell'ambiente. Tutti i giorni si sente parlare di veicoli autonomi, quindi è abbastanza facile focalizzare questo tipo di diciamo, caratteristica. Quindi si prendono decisioni autonome per arrivare a risolvere problemi con successo e tendenzialmente si possono riprodurre attività. Molto molto efficiente e efficace. Dov'è che abbiamo intelligenza artificiale? Praticamente ovunque, perché ormai noi siamo pervasi dall'intelligenza artificiale. Banalmente, nel riconoscimento dello spam nelle mail si usano tecniche di riconoscimento automatico dei contenuti e quindi riescono a capire se si può eliminare quella mail perché è un contenuto non, diciamo nocivo, dannoso, inutile. Abbiamo chatbot, sistemi automatici per interagire con l'utente. Telegram ne fa un uso, ad esempio, pesante, o comunque ci sono diversi sistemi su Telegram che si possono utilizzare. Assistenti virtuali, Siri è un esempio classico, ma anche Cortana e altri che stanno arrivando. E riconoscimento dei comandi vocali, la capacità di interpretare il parlato e quindi di agire in corrispondenza di un comando impartito al computer. E anche l'analisi comportamentale, la capacità di analizzare comportamenti umani o diciamo animali sotto diversi aspetti e poi estrarre valore e informazioni da questo. Perché lo facciamo? Beh, sostanzialmente perché oggi stiamo acquisendo un'enorme quantità di dati, enorme. Tutti i sensori che sono stati distribuiti via via per il mondo permettono di acquisire enormi mole di dati e quello che è il problema principale è che molte aziende acquisiscono, memorizzano, ma poi alla fine hanno un grosso contenuto informativo di cui non sanno cosa fare. E allora una cosa fondamentale è quella di analizzare questi dati, che di per sé non hanno più di tanto valore, per estrarre informazioni che secondo noi è effettivamente il valore del dato, cioè l'informazione che posso estrarre e ottenere trasformata dal dato elementare. Quindi con l'intelligenza artificiale, col supporto dell'intelligenza artificiale, si possono analizzare i dati e prendere decisioni di business, poi alla fine finalizzate al miglioramento dei propri processi produttivi, all'incremento del proprio fatturato, eccetera. Questa slide dà una visione di quello che è questo gap che è percepibile fra informazioni e dati. Cioè, i dati, ora, a parte le V che ho messo, che sappiamo che Big Data sono tutti associati a un certo numero di V, dalle 3 alle NV, però quello che ho voluto evidenziare è il discorso del value. Cioè, noi acquisiamo dati, i Big Data hanno un andamento in crescita esponenziale, però c'è una parte di informazioni ridondanti, una parte di dati che non sono finalizzati al contenuto informativo e invece una parte di dati che sono cosiddetti preponderanti, rilevanti e che permettono di effettivamente dare valore a quello che abbiamo collezionato. Da dove provengono? Diverse fonti. Oggi, come dicevo, abbiamo social network che vengono utilizzati per collezionare una marea di dati comportamentali, sulle abitudini delle persone, sulla privacy, perché poi tantissime informazioni vengono rese disponibili anche senza riflettere sul contenuto informativo che poi c'è dietro, ricerche online sugli acquisti. Ogni volta che uno fa una ricerca, io l'altro ieri cercavo una palestrina per neonati per una mia amica, ieri sera cambiando totalmente sito arriva la pubblicità della palestrina per neonati.
Questo perché chiaramente tutte queste informazioni vengono automaticamente tracciate e riproposte, riutilizzate per massimizzare l'efficacia magari di una campagna di pubblicità, eccetera. Poi altri servizi online di nuovo acquisiscono informazioni sui gusti musicali, sui gusti di quello che io guardo, quindi mi propongono, non so, ieri hai visto film d'azione, ti propongo altri 10 film d'azione, magari simili a quello che posso aver visto. Altre cose, i cellulari. Oggi i cellulari sono una fonte veramente notevole di dati, hanno sensori di tutti i tipi a bordo, dai più semplici, l'accelerometro, il giroscopio, il sensore di umidità, di temperatura, luminosità, ma anche il GPS, sensori, ora quando metto battito cardiaco in realtà penso più a wearable devices, però c'è la possibilità anche di ricevere informazioni biometriche dai dispositivi e quindi memorizzare ulteriori informazioni. Se, come dicevo e anticipavo, sensori indossabili, i cosiddetti wearable, hanno sensori di movimento, ci permettono magari di vedere e ottenere informazioni sulla qualità del sonno, se abbiamo dormito riposati, cioè riposati, tranquilli, o se abbiamo avuto un sonno agitato, possono permetterci di stimare il consumo calorico durante la giornata e tutta una serie di altri parametri che sono utilizzabili per ottenere informazioni di valore per l'utente finale. Slide sull'internet delle cose, questa dà l'idea di tutte le prospettive che abbiamo sul collegamento ad internet dei dispositivi. Si partiva dai soli computer, man mano con un andamento esponenziale andremo ad avere connesso a internet addirittura, qui vedo nell'ultimo bullet, praticamente la maniglia della porta di casa, quindi tutto sarà connesso a internet, tutto fornirà dati. A oggi si monitorizzano i consumi energetici, c'è una marea di informazioni che vengono collezionate e acquisite tramite l'internet delle cose. Big data, termine che non a tutti piace, anche a me non è che piace particolarmente utilizzarlo, però è significativo di qualcosa, è significativo del fatto che effettivamente noi memorizziamo una enorme quantità di dati. Se voi guardate in basso a sinistra sotto il cubo c'è un puntino microscopico che rappresenta un terabyte e il cubone grosso sono zettabyte, cioè un n milioni di volte quel terabyte. Bene, la proporzione è enorme e si stima nel 2018 di arrivare a collezionare 20 zettabyte solo nel 2018, che è una quantità veramente spropositata di dati. Quindi qual è la sfida vera che abbiamo con i big data? Abbiamo una sfida che è legata al fatto che molte delle informazioni che noi collezioniamo sono multidimensionali. Nel momento in cui io ho una sola dimensione, ho due dimensioni, posso metterle in un grafico, posso visualizzarle e in qualche modo avere un'informazione qualitativa, quantitativa anche di cosa posso fare per ottenere certi risultati. Ma nel momento in cui le dimensioni diventano 30, 50, 1000, non abbiamo la possibilità di rappresentare graficamente queste informazioni e quindi diventa difficile riuscire a ottenere informazioni di valore utilizzando metodi tradizionali. Quindi si usano metodi nuovi, metodi legati appunto all'apprendimento automatico e all'intelligenza artificiale per ottenere informazioni da dati ad elevata dimensionalità. Poi più avanti do un paio di esempi anche pratici di dove abbiamo utilizzato queste cose. Quindi cos'è che ci viene in aiuto? Ci viene l'intelligenza computazionale, quindi algoritmi che sono ispirati alla natura, le reti neurali sono un esempio di cui si parla tantissimo oggi, ma anche la logica fuzzy, la logica sfumata che permette di dare una valutazione non solo zero falso, vero falso, quindi 0-1 a uno stato di un sistema, ma anche dare una diversa gradazione di bontà dell'informazione, della stima che io sto producendo. Algoritmi genetici che ad esempio permettono di utilizzare tecniche quali la selezione naturale, quindi andare a prendere da due genitori di buone prestazioni nell'ambito del riconoscimento, della classificazione e ottenere dei figli che mettono insieme delle caratteristiche
con l'obiettivo di migliorare ancora le prestazioni, proprio simile a quello che è nella genetica l'evoluzione che noi abbiamo con il corpo umano, con gli animali, eccetera. E l'apprendimento automatico sono invece sistemi in grado di apprendere in modo completamente automatico dai dati. Questa slide rappresenta la visione che abbiamo dei vari livelli di utilizzo dell'intelligenza artificiale. Si può partire dal livello più esterno, livello utente, più o meno quello che tutti possono utilizzare con le varie applicazioni messe a disposizione da uno sviluppatore, da un sistema tipo Amazon che mette tutta una serie di algoritmi a disposizione, ma si può scendere nel dettaglio e andare a diciamo produrre delle application programming interface che permettono agli sviluppatori di fruire di algoritmi preconfezionati con un po' di margini di manovra, ma riuscire a dare ad utilizzare questi algoritmi per fornire soluzioni finali. Oppure si può lavorare allo sviluppo dei blocchi elementari che costituiscono appunto la base per lo sviluppo per l'implementazione degli algoritmi. Io ne ho citati due, TensorFlow, che sarà noto a tutti i tecnici, immagino, o il SciKit, che è diciamo un tool basato su Python che permette di sviluppare agevolmente e implementare agevolmente algoritmi. Ma noi possiamo andare anche oltre, si può andare a pensare a creare singoli componenti di intelligenza artificiale, progettare algoritmi fino proprio dalla base matematica che è al fondamento dell'algoritmo. E quindi provare nuove idee, provare nuove soluzioni, provare nuove architetture che poi potranno dare magari risultati migliori. Quindi vediamo l'intelligenza artificiale come una competenza orizzontale, una cosa che si può applicare un po' a tutti i rami di industria, dalla sanità alla smart city, alla produzione manifatturiera, in modo veramente orizzontale, e è un fattore abilitante perché con questo approccio, diciamo, che poi viene customizzato, specializzato in ogni situazione specifica, ma permette di affrontare diverse problematiche in modo del tutto, diciamo, similare. Come dicevo, esempi di applicazione, sistemi di controllo adattativo preventivo, ci sono processi che hanno delle magari costanti di tempo lente, per cui magari un controllore PID classico tradizionale potrebbe avere minore efficacia che un controllore predittivo, che è in grado magari di analizzare un certo, diciamo, insieme di dati per capire che nei prossimi 10 minuti il mio processo andrà verso una deriva che porterà a una riduzione di qualità del prodotto finito. Quindi magari intervenire con un certo anticipo. Sicurezza informatica, sistemi, dicevo, di rilevazione di attacchi informatici, frodi, noi lo stiamo usando, poi un esempio che ho riportato alla fine lo stiamo usando per la bot detection, oppure in sanità per l'analisi dei dati biometrici che arrivano appunto dai pazienti, stiamo facendo delle sperimentazioni con il riconoscimento precoce di autismo, Alzheimer e altre malattie degenerative che danno sintomi che possono essere interpretati attraverso l'intelligenza artificiale. Nel breve, le prospettive che noi vediamo sono apertura sicuramente di nuovi scenari di sviluppo economico. Tutti dicono che ci sarà bisogno di questo profilo fantomatico del data engineer che al momento ne siamo sprovvisti, e diciamo i forecast di impiego di queste persone sono veramente interessanti. L'altro giorno seguivamo un intervento del CEO di Microsoft Italia che diceva che il profilo ci sarà bisogno di 100.000 persone skillate sull'intelligenza artificiale nei prossimi 5-6 anni. Secondo me è un numero magari un po' gonfiato, ma dà l'idea del fatto che effettivamente c'è bisogno, competenze ce ne sono poche. IDC stima sostanzialmente una spesa entro il 2021 che è stratosferica, 50 miliardi di dollari nell'ambito dell'intelligenza artificiale, e sicuramente sempre IDC stima che oltre il 40% delle aziende si doterà di intelligenza artificiale entro il 2019. Ora non sembra tanto, 40% è un numero che uno dice sì vabbè,
Però se noi pensiamo a tutte le industrie che ci sono, tutte le aziende, inteso anche come piccole aziende, piccola media impresa, effettivamente viene un numero che in termini assoluti, fuori dalla percentuale, è cospicuo. E dall'idea del giro di fatturato che dovrebbe poi subentrare dietro all'intelligenza artificiale. Esempi. Ora, ho voluto riportare un paio di esempi pratici di cosa si può ottenere con, dico, semplici, ma in realtà con un pochino di elaborazione dei dati su casi pratici. Allora, questo esempio, il primo, si riferisce a inventario. Devo classificare gli item a inventario, capire quali voglio tenere a stock e quali invece voglio mettere in ordine on demand quando il mio cliente o il mio, diciamo, sistema di produzione me lo richiede. Ci sono informazioni su una finestra mobile di 36 mesi che sono costituite da 7 indicatori importanti, quindi 7 feature, 7 caratteristiche che descrivono ogni elemento del magazzino. E fino a un certo punto si usa una regola euristica che dice: ok, tutto ciò che è stato ordinato negli ultimi 18 mesi per più di 50 volte io lo tengo a stock. Ora, chiaramente questo tipo di approccio non è un approccio rigoroso, è un approccio così basato sull'esperienza e poi richiede, questo era proprio una delle problematiche proposte dal cliente, richiede l'intervento manuale su una grossa parte del magazzino, perché in realtà sì, questa è una regola empirica, ma non è che tutti stanno lì dentro, ci sono degli elementi che io voglio comunque tenere a magazzino e che sono importanti. E magari sono queste decisioni su cosa tenere e cosa non tenere dipendenti dalle altre 6 feature che io non ho preso in considerazione. Qua prendiamo in considerazione solo il tempo. Quindi non è affidabile e, come ho detto, richiede molti interventi manuali. Abbiamo pensato a un approccio non supervisionato, quindi clustering, andiamo a analizzare i dati, vediamo come si comportano. Il risultato è quello che si vede in figura. Abbiamo la colonnina centrale, piccola, tutti belli concentrati, sono gli MTO, quindi quelli da tenere, da ordinare, però c'è una grossa, diciamo, dispersione su quelli MTS, dove non si nota molto perché l'immagine è piccolina, ma c'è una bella sovrapposizione sulla colonna di sinistra e quella centrale, diciamo, centrale in alto e sinistra in basso, si sovrappongono e quindi c'è un overlapping che non permette una classificazione corretta dei dati. Allora, abbiamo pensato a trasformare il problema in un supervisionato. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi spieghiamo alla macchina quali sono i dati di un tipo e quali sono dell'altro, facciamo apprendere il comportamento e poi riutilizziamo per classificare quelli dubbi, o meglio, quelli che non avevamo preso in considerazione. Infatti l'idea è: dividiamo bene i dati con quelli che sono sicuramente della categoria MTO, che hanno un numero di ordini molto basso e quindi li possiamo classificare da ordinare on demand, e quelli che invece sono sicuramente dall'altra parte della categoria, quindi da tenere a stock. Diamo questo impasto al nostro sistema di apprendimento, che apprenderà non solo sulla caratteristica temporale, ma apprende anche sulle altre feature che noi non abbiamo preso in considerazione, quelle per cui per noi, problema multidimensionale, era difficile andare a capire che cosa, quali erano le similitudini, quali erano le similarità che ci permettevano di metterli in una classe o l'altra. Bene, facendo questo tipo di approccio, passandolo a una rete neurale e andando a testare i dati su cui non abbiamo fatto apprendimento, abbiamo ottenuto dei risultati con una precisione del 99,2% a fronte di un iniziale 82-83%, che non è tanto. Però vuol dire, se io devo mettere una persona a classificarmi manualmente i dati che rimangono dall'80% su 100.000 item, vuol dire perderci 2-3 settimane di lavoro. Un conto è se devo mettere a mano soltanto su una decina, centinaia, un migliaia di item rispetto a quelli che facevo prima. Quindi un grosso vantaggio anche in termini proprio di impiego del personale. Altro esempio, quello che ho accennato prima, la rilevazione dei bot. I bot sono sistemi automatici che sono in grado di agire sui siti web. Tutti noi ci siamo trovati di fronte a delle finestrelle che si aprono: scrivimi che non sei un bot, dimmi quanti sono i cartelli stradali o le piante
o i fiori che vedi in queste immagini, così io capisco che sei un umano. Bene, sono un problema serio, perché il problema dei bot è che quasi il 50% del traffico internet è dovuto a sistemi automatici che vanno a indicizzare siti, raccogliere informazioni in modo più o meno... Bot? Cosa vuol dire bot? Bot è una forma contratta di web robot, viene sostanzialmente, non è una sigla, non è un acronimo, è un troncamento, esatto. E quindi i bot possono essere sia di tipo buono, quelli cosiddetti etici, che permettono di navigare un sito, ottenere informazioni importanti, però questi sono, infatti sono buoni perché rispettano le regole del sito. Su ogni sito web c'è un file che dice cosa possono e non possono fare, quindi si attengono alle regole e tutto funziona. Anzi, sono anche bravi perché limitano lo spreco di banda. Diverso è per un sito, c'è un bot di quelli cosiddetti malicious, che invece ha tutto interesse a sfruttare o a magari mettere in crisi le prestazioni di quel sito web. Quindi l'obiettivo nostro qual è? Quello di riconoscere quanto prima, durante una sessione di navigazione, se chi sta navigando dall'altra parte è un umano o un bot, ed eventualmente capire cosa fare col bot. Quindi riuscire a distinguere se è cattivo o buono sarebbe il passo successivo. Ora qui ci limitiamo a per ora distinguere chi lo è e chi non lo è, però bloccarlo. Soprattutto in modo dinamico, quindi non aspettare che lui abbia finito di lavorare per dire oh, mannaggia, era un bot, potevo fermarlo. Ok? Non è un vero vantaggio. Quindi, qual è l'idea? Andare ad analizzare le richieste che pervengono al sito, che hanno diverse caratteristiche. Si parte da 10, ma poi vengono processate, perché poi una parte fondamentale dell'intelligenza artificiale è trasformare il dato in qualcosa che alla macchina sia comprensibile e utilizzabile, e quindi si trasformano queste informazioni da 10 feature caratteristiche, arriviamo a 25 con opportune modifiche, e analizzandole con una rete neurale e un classificatore sequenziale a valle riusciamo a ottenere risultati molto molto importanti. Quindi si arriva a 96% di classificazione corretta, cioè io riconosco quanti sono bot, cioè quali sono bot e quali no, al 96% di precisione, e soprattutto più dell'85% delle sessioni di lavoro io le riconosco entro la seconda richiesta che arriva al sito, che vuol dire che posso intervenire immediatamente o quasi immediatamente, e comunque se non lo riconosco posso aspettare la terza, la quarta, la quinta, e si arriva entro la quinta richiesta quasi al 100% di riconoscimento, cioè delle sessioni che noi riusciamo a riconoscere entro la quinta richiesta riusciamo ad arrivare al 100%, che vuol dire effettivamente riuscire a togliere nella maggior parte dei casi la finestrella dimmi che non sei un bot e essere efficaci nella protezione sicurezza informatica del nostro sito web. Due parole sulla formazione. Prima ho citato la carenza di competenze. L'Università di Genova, il Dibris, questa problematica è sentita. C'è una laurea magistrale in Data Science and Engineering che è declinata secondo 4 track diversi, uno sulla Business Intelligence, uno più sulle scienze diciamo della salute e della vita, uno sull'IoT, pervasive computing, e uno su elaborazione di immagini e competenze relative appunto alla visual computing, virtual reality, realtà aumentata, tutto questo tipo di tecnologie che stanno sempre più espandendosi nel mercato. E poi, non trascurare, il master universitario di secondo livello su Internet of Things e Big Data. Anche questo è un percorso che si può eventualmente seguire post laurea per arrivare a specializzarsi e migliorare le proprie competenze nell'ambito dell'intelligenza artificiale e dei Big Data. Passo un attimo la parola alla dottoressa Codebò, che mi ha accompagnato, che presenta un evento su cui stiamo spendendo del tempo come organizzatori in collaborazione appunto con alcune persone, ma preferisco che introduca lei bene la cosa, che è più preparata. Buongiorno a tutti, intanto grazie per essere venuti. Io, come insomma ha introdotto Alberto, sto organizzando, è un onore sinceramente, organizzare la seconda edizione dell'International Summer School sul Deep Learning.
È la seconda edizione che si appresta a consolidare il successo che ha avuto la prima edizione di questa Summer School che si è tenuta a Bilbao lo scorso anno. Hanno partecipato più di 1.400 persone, non solo studenti, ma dottorandi, professionisti anche affermati del settore. Ed è stata un'ottima occasione di conoscenza, di formazione, perché ha visto un panel di relatori di tutto rispetto, veramente professori provenienti dalle migliori università del mondo e aziende come Microsoft, Google, Facebook hanno trasmesso il loro sapere e il loro continuo divenire, perché è una materia che veramente continua ad aggiornarsi quotidianamente. Quest'anno, grazie alla collaborazione tra il professor Masulli del Dibris e il professor Carlos Martin Vide, dell'Università di Tarragona, abbiamo l'onore di poterlo ospitare in Italia, in particolare a Genova, quindi dal 23 al 27 luglio i magazzini del Cotone ospiteranno questo grande evento che veramente ha tutti gli occhi puntati addosso. Noi qualche settimana fa siamo andati con il professor Masulli a parlare con il sindaco, che ha accolto con entusiasmo e proprio viva condivisione, anche forse per le sue origini, diciamo, Tecnologiche. tecnologiche. L'evento aprirà i lavori congressuali, ci ha dato un patrocinio incondizionato di comune e regione e questo non può farci altro che piacere. Ovviamente anche l'intervento del sindaco contribuirà ai riflettori che sono già molto puntati sinceramente su questo evento, sono già stati preallertati giornalisti del Sole 24 Ore, Panorama, riviste specialistiche come Digitalik, insomma si appresta ad essere abbastanza un'ottima cassa di risonanza. Come ha detto Alberto, è una materia trasversale a infiniti settori, quindi molteplici saranno le aziende e le provenienze delle aziende interessate, quindi sanità, banca, finanza, neuroscienze. Veramente si fa fatica a trovare un settore non colpito dall'intelligenza artificiale. Sarà una buona opportunità per le aziende. Quindi soprattutto all'interno dell'industrial session, di farsi conoscere a partecipanti, ad esperti del settore, potranno presentare delle loro applicazioni sul deep learning e servizi, prodotti che offrono in questo settore, nonché, visto come diceva Alberto, diciamo la scarsa Disponibilità. disponibilità di esperti formati ad oggi. Ci sarà un employer session all'interno della quale le aziende potranno conoscere proprio con veri e propri colloqui possibili candidati. Diciamo che i requisiti ci sono tutti perché venga fuori un bel evento e ce lo auguriamo, ecco. Con questo direi che abbiamo finito. Grazie a tutti per l'attenzione. Non so come cada, Cosa? credo che però ci sia un venerdì in quel periodo lì Sì, della assolutamente. Summer School. Quindi magari, sono chiaro, se è sparito da qualche parte, però possiamo provare a immaginarvi fare il coffee Il tech di coffee tech quella lì. giornata lì. No, no, lì o qui o come vogliamo, nel senso potrebbe essere interessante. Va bene, domande. Guido. Scusate. Certo. Ah, scusa, ti ho bruciato la. No, volevo chiedere Scusa. a interessante la cosa, soprattutto l'ultima parte degli esempi. Sì. Non ci hai detto nulla, se non molto, in modo L'azienda. molto marginale, di questo Vega Research Labs, che è interessante capire com'è nato, Sì. perché, da chi e chi siete i soci. Ok, non l'ho fatto, diciamo, l'idea nostra era presentare più le idee di intelligenza artificiale che andare a pubblicizzare, diciamo, lo spin-off. In realtà siamo uno spin-off universitario costituito a novembre 2017 con, diciamo, la partecipazione di due professori, io sono uno dei soci, insieme al professor Masulli e al professor Rovetti.